Una preghiera per la sofferenza del popolo del Marocco e un pensiero alla martoriata Ucraina sono le riflessioni di Papa Francesco nell'Angelus di ieri in piazza San Pietro. Come correggere i comportamenti sbagliati dei nostri fratelli? Così padre Mario Del Grosso durante la celebrazione di ieri al santuario del Santissimo Salvatore di Andria. Di sfida di Barletta, il certame e il tradizionale corteo storico caratterizzano l'edizione 2023 con tanti appuntamenti per una intera settimana. Festival Castel dei Mondi, un'invasione aliena ad Andria. Carrozzeria Orfeo racconta le contraddizioni e le distorsioni di questo tempo. Vieste in Love, arte, musica, danzatori e tanto entusiasmo in tutta la città. La quarta edizione registra grandi numeri. Bentrovati al secondo appuntamento con l'informazione di Tele Deon. Una preghiera per la sofferenza del popolo del Marocco e un pensiero alla martoriata terra ucraina sono le due riflessioni proposte da Papa Francesco nell'Angelus di ieri in piazza San Pietro. Vediamo. Cari fratelli e sorelle, desidero esprimere la mia vicinanza al caro popolo del Marocco, colpito da un devastante terremoto. Prego per i feriti, per coloro che hanno perso la vita, tanti, e per i loro familiari. Ringrazio i soccorritori e quanto si stanno adoperando per alleviare le sofferenze della gente. Il concreto aiuto di tutti possa sostenere la popolazione in questo tragico momento. Siamo vicini al popolo di Marocco. Sentiamoci chiamati a opporre alla forza delle armi quella della carità, alla retorica della violenza tenacia della preghiera. Facciamolo soprattutto per tanti paesi che soffrono a causa della guerra. E qui penso in modo speciale, intensifichiamo la preghiera per la martorata Ucraina. Ci sono le bandiere lì di Ucraina che sta soffrendo tanto, tanto. Come correggere i comportamenti sbagliati dei nostri fratelli è stato l'argomento al centro dell'omelia del padre deoniano Mario Del Grosso durante la celebrazione di ieri al santuario del Santissimo Salvatore di Andria. È meglio dar fastidio a una persona piuttosto che permetterle che lei si faccia male. Ma che vuoi? Mio figlio è maggiorenne. È preadolescente, gli preadolescenti si sa cosa fanno, ne combinano di tutti i colori, quindi che gli dico a fare le cose? Poi piangerai quando tuo figlio fa qualche fesseria grossa. Quando ti prende la macchina e tu neanche lo sai e si mette a correre come un matto con le conseguenze che possono venire. È una bravata. Tu devi essere sentinella e dire questo è giusto, questo è buono. Ma non mi ascolta, tu fai la tua parte. L'altro è responsabile. Se lui cambia vita, tu hai guadagnato una persona. Un fratello hai guadagnato, un figlio hai guadagnato. Se ti sembra poco, per evitare di dire la parola di Dio, tu perdi un figlio. Perdi un fratello. Ma quanto vale allora la vera vita di una persona, la vita spirituale di una persona? In Puglia, sulla spinta dei cambiamenti climatici, crescono le coltivazioni di frutti esotici come le banane, gli avocado e i mango. Lo rivela Coldiretti Puglia. Sentiamo.
Anche in Puglia si apre ufficialmente la stagione dei frutti tropicali, sulla spinta dei cambiamenti climatici con le coltivazioni di mango, banane e avocado. A rivelarlo è la Coldiretti Puglia, che ha evidenziato gli effetti negli ultimi tempi dell'aumento delle temperature e della maggiore intensità delle precipitazioni. Secondo l'analisi dell'Associazione Agricola Pugliese, negli ultimi 5 anni le coltivazioni di frutti esotici in Puglia sono triplicate, passando da poche decine a oltre 500 ettari. Anche le produzioni esotiche di frutti, come le bacche di goji e il lime, stanno diventando ormai una realtà consolidata. A Castellaneta, per esempio, sono state piantumate altre 32.000 piante di avocado, in Salento se ne stimano 100.000, mentre sono 8.000 le piante di mango e altrettante quelle di lime. E intanto cominciano a crescere anche le coltivazioni di banane rigorosamente pugliesi. Questo fenomeno è il frutto del surriscaldamento globale dovuto ai cambiamenti climatici. Secondo lo studio di Coldiretti sui dati ISAC CNR relativo ai primi 7 mesi dell'anno, fino ad ora il 2023 si classifica in Italia nella top 10 degli anni più caldi di sempre, con una temperatura superiore di 0,67 gradi rispetto alla media storica. Sulla scia di questo nuovo scenario, alcuni giovani agricoltori stanno recuperando e rivitalizzando i terreni abbandonati, precedentemente destinati alla produzione di arance e limoni. Un impegno che evidenzia la capacità di innovazione delle imprese agricole italiane, conclude Coldiretti, nell'affrontare in maniera costruttiva i cambiamenti climatici che hanno provocato danni al nostro sistema agroalimentare, stimati per oltre 14 miliardi di euro. Il certame e il tradizionale corteo storico hanno caratterizzato l'edizione 2023 della Disfida di Barletta, che la città ha vissuto con tanti appuntamenti per una settimana intera. Il servizio è di Alba Di Palo. Una festa per ricordare il passato e celebrarne l'orgoglio. Una rievocazione che ha permesso a Barletta di esprimere l'attaccamento alla propria tradizione e all'importanza di difendere con onore il sentirsi comunità. La Disfida 2023 è stata un mix di emozioni che si sono concretizzate in abiti antichi, prodi cavalieri e gesta eroiche. Un'intera settimana trascorsa tra accampamenti, riti di vestizione definiti e appuntamenti che hanno riportato indietro nel tempo la città a quel 13 febbraio 1503, data dell'epico scontro tra 13 cavalieri italiani e altrettanti francesi. Un confronto armato dovuto a un'onta, a un insulto che i soldati d'Oltralpe rivolsero agli italiani. Io ho conosciuto les italiens in battaglia. Un francese, monsieur! Si vergognerebbe d'aver les italiens persino come ragazzi di stalla! Un'offesa che doveva essere vendicata. Guidata da Ettore Fieramosca, la truppa italiana portò a casa la vittoria che fu di un intero popolo. Se uno di quegli italiani fosse qui e il Fieramosca per primo, vi pentireste di ardire tali ingiurie contro gli italiani! La Disfida punta a diventare un'eccellenza territoriale, un attrattore turistico capace di far conoscere una città dalla storia intensa e affascinante. Questo evento può diventare davvero un attrattore culturale per la Puglia intera, a dimostrazione del fatto che comunque l'attrattività di una regione passa attraverso gli eventi culturali, gli eventi storici, e credo che nell'arco della Puglia sempre di più saranno significativi per continuare a ragionare in termini di attrattività della nostra regione. C'è l'impegno e la volontà per trasformare la Disfida in un appuntamento di rilievo nazionale e internazionale. C'è un'attenzione particolare del governo per tutto ciò che riguarda le nostre tradizioni. Ora, la Disfida di Barletta è penso che sia nel cuore di tutti gli italiani, nella misura in cui rappresenta il riscatto degli italiani, dell'italianità nei confronti di potenze straniere che nel 1500 schernivano noi italiani. Ecco, gli italiani nel momento opportuno sanno dimostrare il loro valore. In
L'impegno è anche della Regione Puglia, che con il Comune di Barletta punta alla nascita di una fondazione. Il prossimo Consiglio regionale prevediamo già l'approvazione della legge, sono state già postate delle risorse a bilancio. Nella scorsa sessione, dove è stato approvato il bilancio regionale, sono state appostate delle somme proprio per istituire la fondazione. Questo chiaramente creerà stabilità rispetto alla stessa, ma anche un rapporto continuo con la comunità. Questa fondazione farebbe da volano definitivamente per la disfida di Barletta. Dobbiamo essere propositivi, dobbiamo necessariamente superare gli ostacoli ideologici, se ci sono ancora ostacoli ideologici, perché noi dobbiamo dare risposta al territorio, a questa comunità che merita di finire sulle cronache in maniera positiva. Ad aiutare la promozione della disfida ci ha pensato anche Aeroporti di Puglia, che in tutti gli scali ha proiettato le immagini del certame e del corteo, invogliando e incuriosendo i viaggiatori in arrivo e in partenza. Aeroporti di Puglia deve cogliere tutte le opportunità che le città pugliesi offrono con i loro eventi culturali per tentare di allungare e sostenere il periodo turistico della Puglia. Quindi noi crediamo moltissimo, soprattutto quando gli eventi sono come questo, storici, di grandi opportunità e di grande visione. Ettore Fieramosca ha avuto la meglio sulla Motte e con un gesto cavalleresco gli risparmia la vita. Gli italiani hanno vinto! Un'invasione aliena ad Andrea. Sul palco di Castel dei Mondi, Carrozzeria Orfeo racconta le contraddizioni e le distorsioni di questo tempo. Vediamo il servizio di Marilena Pastore. Alieni, non sono ostili e sono venuti per aiutarci. In un mondo incrinato da una profonda crisi economica, sociale e umana, dove ogni via d'uscita sembra ormai perduta, l'unica speranza di salvezza sembra essere rappresentata dagli alieni, da qualche tempo scesi sulla Terra per aiutare gli umani a risolvere i problemi più gravi. Tra musica elettronica, disegno dal vivo, animazioni digitali, la compagnia affezionata ospite del Festival di Andria, con robe dell'altro mondo, analizza le contraddizioni profonde e le distorsioni del nostro tempo e dell'attuale società. Un'invasione aliena. Stanno arrivando. Raccontiamo una storia di una società alla deriva, non molto distante da quella in cui stiamo vivendo ora, e a un certo punto arrivano sulla Terra questi alieni che vengono visti un po' come i diversi, i nuovi, gli sconosciuti, e quindi la gente all'inizio è un po' diffidente. Ma poi quando questi alieni iniziano a fare dei miracoli, vengono accolti come dei nuovi dei. Solo che la politica, appunto, sentendo che la gente sta prendendo come riferimento gli alieni, inizia a depistare, insomma, la stampa, così inizia a creare delle fake news e tutto andrà alla deriva e questi alieni poi capiremo cosa succederà. Ma a noi interessava anche un po' raccontare il meccanismo della disinformazione, come queste notizie possano anche in qualche modo creare dei solchi nella massa, insomma, far allineare da una parte o dall'altra la massa. L'esperienza a Castel dei Mondi? Ci mancava. Abbiamo ottimi ricordi qui, abbiamo debuttato con Thanks for Vaseline nel 2013, con Animali da Bar nel 2015 e dopo 8 anni finalmente torniamo, siamo molto contenti. Arte, musica, danzatori e tanto entusiasmo in tutta la città. Registra grandi numeri la 4ª edizione di Vieste in Love. Ascoltiamo Marilena Farinola. L'attaccamento alla propria terra, la passione e la condivisione raccontati attraverso il linguaggio universale dell'amore in ogni angolo della città.
Con Vieste in Love, la rassegna di appuntamenti tutti gratuiti, giunta alla sua quarta edizione e che punta a promuovere il territorio in bassa stagione, la capitale del turismo del Sud Italia si conferma ancora una volta regina dell'amore. Questo è stato un format pensato proprio sul coinvolgimento, quindi non è semplicemente una rassegna di eventi che si susseguono in questa settimana, ma è un evento che coinvolge la cittadinanza, le attività economiche tutte, basti pensare che erano 400 le attività commerciali inizialmente coinvolte ed oggi siamo arrivati a 700, e questo quindi rende l'evento, permette all'evento di crescere, permette all'evento di essere poi, di avere l'entusiasmo che sta avendo e che sta generando in tutte le persone. Una manifestazione che sta entrando nelle abitudini di chi sceglie di trascorrere le vacanze in Puglia e dei cittadini che attendono questa settimana di settembre con grande partecipazione. Un'opportunità di promozione territoriale che supera i confini regionali per far conoscere e apprezzare la regione in Italia e all'estero. Grandi numeri, quest'anno il settembre di Vieste probabilmente conterà 300.000 visitatori. Sono stati 7 giorni di grandi eventi, abbiamo iniziato con Mammucari, con Cato, poi serate dedicate ai giovani, con Radio DJ, un evento dedicato interamente ai bambini, un'avventura, ripeto, fantastica, che speriamo di ripetere ogni anno, perché se il risultato è questo non possiamo che gioire. Noi ci salutiamo. Lo scorso weekend si è chiusa la 31esima edizione della Pizzomuno Cup, la regata velica d'altura che unisce il mare, il vento e la bellezza del Gargano. Ancora una volta il mare del Gargano, le insenature mozzafiato e gli spettacolari strapiombi sono stati il consueto palcoscenico naturale della Pizzomuno Cup, la gara vincente sia per i professionisti della vela che per gli appassionati. Giunta alla sua 31esima edizione, ideata e promossa dalla Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia, è la seconda regata più longeva di Puglia. È indiscutibile mezzo di promozione del territorio, in particolar modo del Gargano. La bellezza è proprio questa, di stare in mezzo alla natura, di vedere questa natura e vedere le nostre barche veleggiare. C'è anche un buon vento, per fortuna. Mi sento una persona fortunata in questo momento perché sto godendo di questa meraviglia. Vorrei un domani provassero quasi tutti queste meraviglie da godere. La regata è partita da Manfredonia, ha costeggiato tutto il Gargano fino ad arrivare a Vieste, per poi ripartire dallo specchio d'acqua suggestivo come quello antistante il Pizzomuno. Anche quest'anno abbiamo accolto equipaggi provenienti da diverse parti della Puglia, sia da un punto di vista prettamente sportivo e sia da un punto di vista sociale. Direi che questa edizione sarà memorabile perché ha coniugato la componente agonistica, ha coniugato l'attività di inclusione sociale, perché tante imbarcazioni hanno visto a bordo ragazzi, giovani, atleti, professionisti, ma anche diportisti che hanno goduto di uno scenario effettivamente peculiare quale quello del Gargano può offrire in una o due giorni tipicamente estiva. Alcuni di loro si fanno il bagno. Si è tenuta ieri in piazza Cavour a Terlizzi la storica e popolare festa del Ciuccio. Scopriamo tutti i dettagli nel servizio di Marilena Farinola. È uno degli eventi in cui cultura, tradizione e identità si intrecciano creando un connubio perfetto. Fu padre Confreda a diffondere circa 300 anni fa il culto di San Giacchino, affidando all'artista andriese Antolini la realizzazione di un gruppo statuario raffigurante il santo che reca la Madonna al Tempio. Si racconta che da Andria giunse su un carro trainato da un asino di proprietà del figlio di un benestante del paese la statua del santo per essere venerato dai terlizzesi. Il padre, membro del comitato organizzatore della festa maggiore, non sopportò i tanti consensi verso San Giacchino. Decise allora di porre sotto i finimenti dell'animale dei petardi che, una volta incendiati, avrebbero rovinato la festa. L'intervento di San Giacchino evitò il peggio. La festa del Ciuccio, per la sua fortissima vocazione territoriale e tradizionale, da sempre appassiona l'intera comunità.
La manifestazione consiste infatti nel dar fuoco in piazza a un somaro di cartapesta, dopo aver fatto il giro per le vie principali della città accompagnato da sbandieratori, acrobate e musica. Questa avveniva la domenica prima della festa maggiore, l'ultima domenica di luglio. Però noi l'abbiamo dovuto spostare perché ci siamo dati da fare un po' troppo tardi, per cui diciamo ci siamo trovati col 10 di settembre. La kermesse popolare è organizzata dall'Associazione Festa del Ciuccio con il patrocinio del Comune di Terlizzi. Stasera siamo contenti di poter nuovamente rivitalizzare la piazza con anche la musica, con i giochi dei bimbi che stanno insomma gioendo, e siamo qui sulla Torre dell'Orologio ed è davvero una bellissima cornice osservare dall'alto tutti i colori con cui osserviamo appunto i vari angoli della piazza che si muovono. Ed è tutto per questa seconda edizione del telegiornale di Teledeon che termina qui. Grazie per averci seguito. Vi auguriamo una serena serata in compagnia dei nostri programmi televisivi.